Buongiorno a tutti amici e bentornati in compagnia del vostro Emanuele qui su A-Tech. Per voi amanti della tecnologia e amanti delle pulizie domestiche sto per presentarvi un prodotto che vi svolterà la giornata lasciandovi tanto tempo libero perché questa scopa elettrica la Jimmy HW11 Pro è un prodotto decisamente versatile in grado di lavare i pavimenti, aspirare lo sporco e asciugarli tutto con un'unica passata e quindi avrete tanto tempo libero magari per guardare proprio questa recensione o le altre che ho pubblicate e pubblicherò qui sul canale. Detto ciò ragazzi, dopo la sigla partirà una piccola clip comprendente l'unboxing di questa Jimmy HW11 Pro perché è ricca di accessori e quindi non spaventatevi ma vi spiegherò tutto subito dopo l'unboxing e la sigla. Abbiamo visto dalla clip l'unboxing è decisamente ricco anche se non abbiamo accessori in più o superflui infatti troviamo una base di ricarica la batteria la spazzola motorizzata per materassi il beccuccio 2 in 1 per gli imbottiti o il beccuccio 2 in 1 per le fessure così come lo scovolino il caricabatteria e il detergente parliamo di una scopa elettrica decisamente versatile perché come già ho preannunciato permette di lavare i pavimenti, asciugarli, aspirare lo sporco e trasformarsi all'occorrenza in una piccola aspirapolvere portatile da utilizzare su imbottiti o magari anche in auto e per raccogliere briciole in generale. Parliamo innanzitutto di un'ampia capienza di serbatoi che sono ben tre. Abbiamo il serbatoio dell'acqua pulita che permette di integrare fino a 0,6 litri di acqua, oltre al serbatoio della raccolta dell'acqua sporca da 0,4 litri e della polvere da 0,3 litri. Ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Hai fatto casino? Guarda qua che schifo, guarda qua che schifo, guarda qua che schifo, hai fatto tu tutto questo casino che scappi? E tocca pulire. Yeah.
Jimmy HW11 Pro permette di erogare l'acqua in automatico, ma all'occorrenza potete anche disabilitare questa funzione e utilizzare la nostra scopa elettrica unicamente in modalità aspirazione. Potete però in realtà anche agire in maniera manuale tramite un pulsante per erogare l'acqua direttamente su un punto in modo da andare a rimuovere le macchie più ostinate. La nostra aspirapolvere si abbatte fino a 180 gradi in modo da pulire sotto i mobili, ma soprattutto la scopa in dotazione, la spazzola, permette di pulire in maniera efficace lungo tutti quanti i bordi e quindi va a migliorare le precedenti generazioni dove in genere i bordi venivano lasciati un po' così al caso. Vi faccio vedere come questa bestiolina qua riesce tranquillamente a passare sotto a mobili praticamente bassi. Infatti vi basterà semplicemente inclinare il tutto, azioniamo un attimino e guardate un po' come passa sotto, perché lei riesce ad abbattersi completamente a 180 gradi. Vedete? Diventa praticamente piatta. Il corpo è facilmente muovibile, vedete che riesco ad orientare la testa, davvero davvero un portento. Viene integrata una batteria removibile Samsung a 6 celle da 4000 mAh che permette un'autonomia media fino a 40 minuti tramite il corpo principale, oppure si può arrivare a 75 minuti se utilizziamo i vari accessori. Il tempo di ricarica è di 4-5 ore, dipende quando la mettete in carica, se è totalmente scarica. Posso però dire che un'abitazione comune di 80-85 metri quadri permette la batteria di pulirla senza interruzioni e quindi pulire, ovvero andare ad aspirare e lavare i pavimenti con un'unica carica. Facciamo un piccolo test che potrebbe capitare a tutti, perché chi è che non rovescia un po' di senape per terra? E quindi facciamo questo test. Vi faccio però vedere che qui, vedete, abbiamo questo piccolo ugello che permette, suoniamo la nostra scopa, di spruzzare. Infatti se io vado a spingere il pulsantino, vedete, esce dell'acqua. Ma adesso andiamo a raccogliere, vediamo con una singola passata cosa succede. E voilà, è già stato raccolto tutto, ragazzi, è già stato raccolto tutto. Quindi una singola passata, direi che il suo lavoro questa scopa lo fa, e lo fa anche egregiamente. Vi faccio anche vedere come il display, quando incontra delle macchie di sporco un po' più ostinato, adesso magari non lo farà perché abbiamo appena passato, eccolo, vedete che si aziona di rosso per farvi capire che in quel punto c'è più sporcizia del solito. Jimmy HW11 Pro integra un motore brushless in lega di alluminio da 100 air watt. In realtà sono 420 i watt di potenza che riesce ad erogare, con una rumorosità tutto sommato accettabile, infatti parliamo di 80 decibel di rumore. Il motore è certificato IPX8 e quindi, considerando che parliamo di una lava pavimenti, siamo tranquilli da eventuali danneggiamenti che potrebbero causarsi col tempo. Come dicevo, questo prodotto è in grado di aspirare e lavare in un'unica passata. E poi abbiamo uno schermo LED che integra il sensore di sporco e quindi in tempo reale ci verrà detto se la zona che stiamo trattando è particolarmente sporca oppure se possiamo sorvolare su di essa. Ad ogni modo, ottima la modalità automatica
automatica che permette di andare proprio a erogare acqua direttamente sul rullo e quindi con un'unica passata appunto pulire lo sporco, lavare il pavimento e far sì che si asciughi in tempi super rapidi. Peraltro abbiamo integrato sempre nel display una sorta di voce in italiano che ci suggerirà le funzioni attive, ci avvertirà quando la batteria è scarica o se dobbiamo fare manutenzione. Altra cosa importante da sottolineare è che questa Jimmy HW11 Pro, una volta messa in ricarica, si autopulirà. In realtà dovrete far partire voi con un comando l'autopulizia, ma ad ogni modo non dovrete far praticamente alcuna manutenzione se non quella di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e il serbatoio dello sporco. Peraltro quando partirà l'autopulizia il rullo verrà lavato più volte, girerà in senso orario e poi in senso antiorario proprio per non far rimanere alcun tipo di sporco sul rullo stesso, ma soprattutto partirà un'asciugatura automatica, un'asciugatura ad aria calda, il che permette praticamente di non far stagnare l'acqua e quindi evitare il cattivo odore che potrebbe generarsi con l'acqua di condensa che rimane sul rullo stesso. Ora non ci resta che mettere questo aggeggino in carica, anche perché, come vedete, ha raccolto un bel po' di schifezze. Quindi lo mettiamo nella sua dock. Inizio ricarica. Pulire il serbatoio dell'acqua sporca per evitare cattivi odori. Dovrebbe partire la ricarica, ma noi facciamo partire anche l'autopulizia tramite questo pulsantino qua. Inizio ciclo di autopulizia. Vedete? Comincerà il rullo a ruotare, comincerà a far fuoriuscire dell'acqua per la pulizia e mano a mano così via. Vedete? Eccolo qua. Farà così per un po' di tempo. Adesso appunto partirà l'asciugatura del rullo in modo che lui non rimanga bagnato e che non emetta cattivi odori. Diciamo che tutto in uno, in un'unica spazzola, ragazzi, è decisamente una cosa fenomenale. E poi guardate, occupa praticamente pochissimo spazio. Le prestazioni sono davvero ottime e ribadisco che con un'unica passata riuscite a togliere lo sporco più intenso, ma se proprio avete delle macchie ostinate e secche da giorni, appunto il fatto di erogare acqua direttamente sullo sporco permetterà eventualmente di andare a rimuovere anche quelle macchie. Magari dovrete fare un po' più di una passata in quel caso, magari agendo proprio come se stesse utilizzando un vecchio mocio, il vecchio strato, magari facendo dei movimenti laterali. Lui appunto riesce a infilarsi però sotto ogni mobile, quindi non lasciare alcun elemento del pavimento che magari non venga trattato e quindi avere una casa e soprattutto i pavimenti splendenti. Il fatto di rimuovere la batteria per magari più esigenti permette di acquistare un'ulteriore unità e quindi avere il raddoppio dell'autonomia, quindi diciamo fino a 90 minuti o addirittura 150 minuti nella modalità di utilizzo basilare, e quindi ragazzi praticamente pulirete una reggia. Personalmente l'ho utilizzata a livello quotidiano per pulire la mia abitazione, i miei pavimenti, e devo ammettere che sono rimasto molto soddisfatto anche per quel che riguarda ad esempio la raccolta della piccola lettiera che i gatti lasciano in giro. Infatti con altre scope elettriche, comunque lavapavimenti, spesso e volentieri questi sassolini poi partivano praticamente per la qualunque. In realtà lui riesce subito a imprigionare il sassolino, e questo perché abbiamo una ampia proprio bocchetta, un ampio
spazzola che garantisce la raccolta di ogni tipo di detrito. Si comporta benissimo nel pulire ad esempio polveri più fini, che potrebbe essere il sale, la farina, il caffè, ma all'occorrenza rimuove benissimo anche magari le salse, quelle più oleose, potrebbe essere il ketchup, la maionese e chi più ne ha più ne metta. Si comporta davvero benissimo con ogni tipologia di sporco. Inutile dire che poi è completamente smontabile e ogni pezzo può essere igienizzato e lavato sotto acqua corrente. Ma tornando invece al discorso dell'autopulizia, beh, sappiate che l'acqua che viene, diciamo, erogata per la pulizia, ma anche proprio per la pulizia dei pavimenti, è sterilizzata tramite ioni d'argento. Quindi, a conti fatti, mentre pulite andrete anche a sterilizzare eventuali pavimenti, eliminando quindi batteri, anche quelli un po' più difficili e più rognosi. Jimmy HW11 Pro è un prodotto decisamente completo, un 4 in 1 possiamo definirlo, ma soprattutto un prodotto leggero da utilizzare e che non danneggia tutti i tipi di pavimento, che sia il parquet o che sia comunque un pavimento standard. Questo perché abbiamo a corredo anche il motore proprio della spazzola che spinge in automatico tutto quanto il sistema, e abbiamo a corredo anche delle ruote gommate che appunto facilitano il movimento su ogni superficie. Anche con pavimenti dove sono presenti delle fughe abbastanza larghe, beh, riusciamo a pulire in maniera approfondita, e quindi ribadisco che questo gadget non andrà praticamente a lasciare sporco nessun tipo di pavimento e soprattutto nessuna situazione. Veniamo al prezzo e alla conclusione per questa recensione, perché Jimmy HW11 Pro è disponibile sullo store ufficiale o eventualmente tramite Amazon a un prezzo di 499 euro, ma attenzione perché spesso va in offerta con coupon anche abbastanza importanti di circa 100 euro di risparmio, e sicuramente andando sotto il Black Friday vi consiglio di tenere d'occhio i link che vi lascio qui sotto in descrizione, perché molto probabilmente la troverete sicuramente a un prezzo ribassato, ma già al suo prezzo di listino posso dire che è un aspirapolvere, un lavasciuga, comunque un prodotto per la pulizia 4 in 1 che è decisamente soddisfacente. A me personalmente ha aiutato tantissimo nelle pulizie, lasciandomi tanto tempo libero, almeno la metà di quanto avrei diciamo utilizzato in altri ambiti, quindi utilizzando aspirapolvere e poi Mocio, e quindi ragazzi già solo questo vale il prezzo d'acquisto, perché il tempo si sa è denaro. Ma a parte questo, una costruzione ben fatta, abbiamo appunto la garanzia di un brand Jimmy che è specializzata in prodotti del genere, e soprattutto un'ottima autonomia e un'ottima ergonomia, considerando che riusciamo a trascinarla senza alcun problema e soprattutto che possiamo all'occorrenza sganciare il motore per trasformarla in una sorta di aspirabriciole per eventualmente pulire il divano, imbottiti in generale o tramite proprio la sua dotazione, quella la spazzola batti materasso, eventualmente pulire anche i materassi. E voi ragazzi, cosa ne pensate di un prodotto del genere? Sapevate della sua esistenza? Cosa utilizzate per la pulizia della vostra casa? Fatemelo sapere nel box commenti qui sotto, mentre in descrizione troverete il link all'acquisto e il link alla recensione testuale con maggiori approfondimenti e dettagli tecnici di questo prodotto. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao da Manuele.